ha lasciato il carcere Beccaria di Milano per essere assegnato ad una comunità terapeutica per minori della provincia di Sondrio. Il 17enne dell'Alta Valle è arrestato dai carabinieri del NORM del capoluogo venerdì mattina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre si trovava a scuola. Durante la perquisizione personale domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso complessivamente di 80 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana. Questa mattina nel centro di prima accoglienza maschile annesso al carcere per minorenni Beccaria di Milano, l'interrogatorio di convalida durante il quale il ragazzo, apparso provato, ha mostrato pentimento riconoscendo la gravità di quanto commesso e dichiarando al giudice di fare uso della sostanza. Il magistrato ha convalidato l'arresto disponendo l'affidamento del 17enne ad una comunità riabilitativa valtellinese, rigettando l'istanza dell'accusa il PM Luisa Russo, che aveva proposto la custodia cautelare in carcere e concedendo una misura meno afflittiva, come invece richiesto dall'avvocato Paolo Marchi. Auspicavo un provvedimento che non limitasse la libertà del mio assistito, ha comunque precisato Marchi. Ora seguirò attentamente la fase processuale in attesa della prima valutazione degli assistenti dei servizi sociali incaricati di seguire il mio assistito. Solo in quel momento, conclude il legale, sarò nelle condizioni di presentare ricorso rispetto alla misura della custodia in comunità.